L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, 16 sì, 6 astenuti o un contrario, il disegno di legge della Giunta relativo al riordino e alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La norma, come ha evidenziato il relatore di maggioranza Manlio Mariotti, indica la strada per la trasformazione delle ex IPAB, assicurando la loro integrazione nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e educativi del territorio. Sulla legge che riconduce le nuove IPAB a due diverse tipologie, l'opposizione consiliare ha parlato di provvedimento lungamente dibattuto, con dettagli sul personale ancora da approfondire, mentre l'assessore Carla Casciari ha rilevato che la legge è solo l'inizio del processo di trasformazione, dato che la Giunta regionale continuerà a garantire l'assistenza tecnica alle ex IPAB in trasformazione.